Vladimir Costuri, questo video lo faccio in lingua italiana per i miei amici, per i miei conoscenti. Negli ultimi anni, dopo la caduta del muro di Berlino, quindi dopo il 1989, e dopo la caduta del comunismo, in Albania nel 1991, sono tanti gli italiani che hanno raggiunto l'Albania, in particolare Tirana, per vari motivi. Per motivo di lavoro, per motivo di turismo, per motivo di studio, ma pochi si chiedono nelle mani di chi è finita l'Albania. Vi faccio sentire un video e facciamo un breve commento. Ve lo traduco, personalmente vi etichettano come una persona di George Soros, come pensate? Vi dà fastidio o niente? Lui dice che George Soros è un uomo molto rispettato e non credo che ci sia un altro filantropo che ha fatto nei paesi dell'est per la democrazia più di George Soros. Vi etichettano come l'uomo di George Soros, a Tirana. Come pensate? E per me è il maggior complimento. Per me è il maggior complimento, dice. Per me è il maggior complimento. Questo che guardate nello schermo, quindi è il sindaco di Tirana, Erion Velie, e che dice praticamente apertamente che per lui etichettarlo che è un uomo fidato di George Soros, che in realtà lui è il fondatore di un movimento finanziato da Soros in Albania di nome Basta, quindi della Fondazione Società Aperta, e lui dice che per me è un grande complimento perché George Soros è l'unico, è un grande uomo, dice, è quasi l'unico filantropo che ha fatto così tanto per la democrazia nei paesi dell'Europa dell'Est. Quindi questo è il sindaco di Tirana. Simile al sindaco di Tirana è anche il premier attuale di Rama, anche lui fondatore della fondazione Soros in Albania. Io non voglio fare molti commenti, cioè l'Albania, Tirana apparentemente sembra una città moderna, ma dietro si nascondono tantissimi problemi. È un paese praticamente un paese schiavo nelle mani della Fondazione Soros, quindi degli Stati Uniti d'America anche, in cui le libertà quasi non esistono. Cioè in Albania un albanese povero può finire in carcere anche perché non riesce a pagare la luce. C'è una moneta fortissima chiamata lek, ancorata al dollaro e all'euro, con lo scopo di rastrellare qualsiasi valuta straniera, euro-dollaro, proveniente dalle rimesse degli immigrati, dal turismo oppure dai traffici della droga, perché sappiamo che Albania è diventata un centro europeo della distribuzione della cocaina in Europa. E quindi tantissimi albanesi ancora oggi scappano perché i salari bassissimi e una politica di estrema austerità. E quindi lì è tutto controllato dalla Fondazione Soros. E la cosa, diciamo, preoccupante è che questo, il sindaco di Tirana, Erion Velie, che è l'uomo più fedele di George Soros, dice che da 5 anni praticamente che è sindaco, dice che per lui è un grande onore lavorare per Giosos. Lo sentiamo un'ultima volta e finisco. Anche se non capite l'albanese, però non sta partendo. Aspetta, ecco. Personalmente vi etichettano come l'uomo di George Soros, vi dà fastidio o niente? È il maggior complimento per me. George Soros è un uomo molto rispettabile. Non esiste oggi un altro filantropo che ha fatto i processi di democratizzazione in Europa dell'Est così tanto che George Soros.
lui, vabbè, Piuttosto che si ripete e lui ripete che per me è un maggior complimento, maggior complimento, maggior complimento essere, lavorare per Joe Soros. Io lo finisco il video, vi faccio ricordare, per i giovani soprattutto, solo una data. Il 16 settembre 1992, io ero già a Roma, 16 settembre 1992, il cosiddetto mercoledì nero, l'Italia ha perso a causa della speculazione, dello squallo internazionale, come lo chiamava ex premier italiano Bettino Craxi, cioè lo squallo George Soros, ha fatto una speculazione contro cioè nei mercati finanziari italiani, e l'Italia ha perso, cioè gli italiani hanno perso quel giorno, quel mercoledì nero, 30.000 miliardi di lire, che equivalgono a più di 15 miliardi di euro. Quindi 30.000 miliardi di lire, più di 15, 16, circa 16 miliardi di euro, e hanno dovuto poi mettere una tassa immobiliare, una tassa sulla casa, la cosiddetta ICI, imposta comunale immobiliare, per recuperare questa grande perdita di George Soros. E invece il sindaco di Tirana, Elio Velie, dice che lui è onorato di lavorare per il filantropo George Soros. Ecco dove ce l'avete, la sua faccia. Quindi quando andate a Tirana, pensate di dirgli due parolacce a questa bandita, così li chiamo io questi che fanno gli interessi dei speculatori sulle spalle di miliardi di persone al mondo, come stiamo vivendo oggi questa situazione molto difficile. Da Roma, Vladimir Pastore.